sul Presidente della Repubblica. Noi abbiamo scelto un percorso. Questo percorso non può bloccare oggi l'azione del lavoro del Parlamento perché sarebbe allucinante. I cittadini si metterebbero a ridere o forse a piangere pensando che si interrompe i lavori a Natandangodò. Credo però contemporaneamente che il metodo di ascolto e condivisione reciproca sia un buon metodo e un buon viatico perché il PD non fallisca questo colpo.